Automiglior Gas. Dal 1961 professionalità e serietà nel settore della vendita al dettaglio di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP. Automiglior Gas è in via Gustavo Benucci 238 a Balanzano Perugia, ad 1 chilometro dall'uscita a Balanzano della E45 e a circa 2 chilometri dall'imbocco del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, con servizio carburanti e lubrificanti per autotrazioni tradizionali, AdBlue, GPL e metano gassoso CNG e metano in forma liquida GNL. Automiglior Gas offre un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con personale addetto e postazione defibrillatore semiautomatico esterno con operatori abilitati, bar, tabacchi, tavola calda 24 ore su 24, piazzola di scarico self per camper e caravan e pesa ponte per automezzi. Vieni a provare i nuovi carburanti IP Optimo Benzina e Optimo Diesel, progettati per ridurre i consumi, l'impatto ambientale e aumentare le prestazioni dei motori. Se hai cura della tua auto, scegli Automiglior Gas. Amici di Sport Perugia TV, eccoci trovati, una nuova puntata della nostra rubrica sul Perugia Calcio. Oggi si commenta la prima partita dopo il lockdown, dopo il coronavirus, e il Perugia ha sbancato Ascoli 0-1, una prestazione tutto sommato convincente. Oggi cambiano i nostri ospiti, scorsa settimana la coppia Tedeschini-Marcucci, oggi abbiamo l'avvocato Gianluca Laurenzi che torna a trovarci. Ciao, buonasera, avvocato. Buonasera ai nostri telespettatori. Finalmente ritorniamo dal vivo, ben distanziati però. Il metro c'è. Sì, c'è, abbondante. Poi abbiamo un'altra new entry della nostra squadra, speriamo sia un'altra collaborazione proficua, che è Fabio Orlandi, allenatore delle giovanili di alcune squadre, anche insomma del Perugino, e grande appassionato di calcio di Perugia. Oggi ci vieni a trovare, ci parlerai anche di tattica. Abbiamo visto l'articolo che hai fatto per noi, hai spiegato alcune cose anche in maniera molto professionale, ce le spiegherai ancora meglio a noi che non siamo dei marziani, siamo dei terrestri, quindi vogliamo capire meglio, insomma. Va bene Nicolò, un saluto a tutti i telespettatori e un ringraziamento lo devo fare al direttore Andrea Sonaia per l'invito. Io vorrei partire proprio da te innanzitutto, sì. Partire da quelle che sono state le scelte di Serse Cosmi, cioè Falcinelli con aiuto in attacco, 3-5-2 era abbastanza scontato. Alla fine è entrato Iemmello, è stato lui che con quello scavetto anche molto bello ha dato l'assist in là per il gol in Colussi Caviglia. Per la verità il Perugia ha avuto già grosse occasioni precedentemente, però l'ha messa in rete solo nel secondo tempo con Caviglia. Sì, diciamo innanzitutto che il Perugia ha disputato una buona partita, ha avuto sempre il dominio del gioco, specialmente nei primi 15 minuti dove ha fatto vedere belle cose, belle trame di gioco, e quindi praticamente la vittoria è ampiamente meritata. Sulle scelte, sulla scelta di Sgarbi nulla da dire perché è risultato nettamente il migliore in campo. Sulle scelte degli attaccanti, col senno del poi, che è sempre molto facile, ci sarebbe da dire qualcosa. Ad esempio, che nei cross che si sono succeduti nel primo tempo, praticamente gli attaccanti non sono mai entrati nell'area di rigore, perché Buonaiuto tende spesso a defilarsi sulla sinistra, mentre Falcinelli è molto bravo a venire incontro e difendere il pallone, però in zona gol ultimamente si fa sentire poco. Te avvocato, invece, una tua valutazione su questo generale, sulla prestazione del Perugia? Ma la prestazione è stata buona, diciamo che Non trascuriamo il fatto che venivano da praticamente 3 mesi di fermo. Io penso che un calciatore... Atleticamente ti aspettavi di più, di meno? Ma atleticamente mi aspettavo quello che ho visto, cioè buona prima
prima ora di gioco e poi calo verticale di entrambe le squadre nella seconda mezz'ora. Ma stavo dicendo, nella carriera di un giocatore penso che al di là degli infortuni non ci siano mai 3 mesi di stop, perché i giocatori di solito fanno una mesata di stop e poi riniziano. Quindi noi l'abbiamo visto anche con giocatori, sicuramente basta vedere le prestazioni di Cristiano Ronaldo, era un giocatore irriconoscibile nelle prime due uscite. Quindi noi dobbiamo far tener conto di questo, che è una situazione che però hanno tutti, non è che ce l'abbiamo solo noi del Perugia. E quindi io sono assolutamente d'accordo sulla valutazione che ha fatto Cosmi dopo partita, nel dopo partita, perché abbiamo visto tutti che Falcinelli non ha fatto una grandissima prova, però i concetti che ha spiegato Cosmi è stato: uno, giocheremo ogni 3-4 giorni, quindi io ci avrò bisogno di tutta la rosa, ci avrò bisogno, perché giocare per il prossimo mese fino a fine luglio ogni 3-4 giorni, chiaramente non avendo fatto oltretutto, cioè avendo interrotto questi 3 mesi, potrebbe essere impegnativo. E seconda cosa, chi subentra è sicuramente più facilitato di quelli che iniziano dal primo minuto, perché entrano. Mi piace questa idea delle 5 sostituzioni? Ma le 5 sostituzioni non è che mi piace o non mi piace, l'unica cosa che non mi piace è gli stadi vuoti. L'unica cosa che non mi piace sono gli stadi vuoti, perché le 5 sostituzioni era inevitabile. Inevitabile, cioè tu non puoi fare questo tour di forza, mancano 10 partite, non è che mancano 3 partite e tu dici vabbè, mancano 10 partite, 9, vabbè, mancavano 10 partite, mancano 9 partite, tu devi giocare 9 partite compresse in un mese, cioè con 3, no, tu, cioè rischi veramente, cioè anche adesso facendo i debiti scongiuri, parliamo di un'altra squadra, non del Perugia. Comunque in questa situazione c'è anche il rischio di infortuni, rischi che veramente se tu non magari ti si riduce la rosa e non c'hai chi mettere in campo, e dopo puoi fare 5. Quindi secondo me era gioco forza, inevitabile il discorso dei 5 sostituzioni. Quello che a me non mi piace sono sti stadi vuoti, cioè il calcio senza il pubblico secondo me ha poco senso. Ma vedi qualche speranza per lui, almeno di far rientrare gli abbonati, almeno a Perugia? Io la vedo come una cosa fattibile. Poi in Umbria i numeri del coronavirus, sai il discorso prescinde un pochettino la logica, perché la logica potrebbe anche indurre a dire aspettiamo un paio di settimane, magari le ultime gare potremmo anche ritornare allo stadio. Il problema è che al di là della logica c'è anche tutto questo clima di paura, di terrore, di tutti questi sceriffi che abbiamo visto andare in giro a additare all'indice chi magari in tempo del lockdown si faceva la passeggiata sotto casa, poi dopo chi non portava la mascherina. Quindi capisci, è un grosso rischio, perché disgraziatamente magari non in un rapporto diretto di causa effetto con la riapertura degli stadi, ma ci fosse qualche contagio, succederebbe il finimondo. Quindi io penso che sarà difficile che finiremo questo campionato col pubblico, poi magari vedremo. Nicolò, fammi aggiungere un paio di cose su quello che diceva l'avvocato. Innanzitutto sul discorso degli stadi vuoti, se vogliamo trovare proprio una cosa che può essere interessante, specialmente per me che faccio allenatore, è sentire le voci degli allenatori che riprendono i giocatori. Cosmo si è sentito. Tant'è che Gasperini proprio per questo è stato squalificato. Sì, ho sentito un siamo lunghi, ha ripreso Carraro quando si è fatto fare perno da Morosini. Ho sentito anche qualcos'altro. Sì, anche qualcos'altro, sì. Quello è ripetibile. Ok, e poi un'altra cosa che volevo dire sulle scelte di Cosmi, non so se avete sentito l'affermazione che ha fatto a fine gara, un po' provocatoria, ha detto che lui è uno di pochi allenatori che ancora guarda gli allenamenti. Sì. Questa è un'affermazione che chiaramente anche gli altri allenatori guardano gli allenamenti, ma lui voleva dire, dicendo così, che aveva visto sicuramente in settimana, sia in settimana o anche nel periodo precedente, Falcinelli e Buonaiuto molto meglio di Iemmello e Melchiori. Di Buonaiuto è tornata un'altra persona dopo. Sì, io sulle scelte degli allenatori, Nicolò, sorrido sempre, perché mi viene in mente, io ho fatto economia e commercio, mi viene in mente una situazione che io studiavo che si chiama le asimmetrie informative. Che vuol dire?
che in una situazione di mercato ci sono dei competitors che hanno delle informazioni privilegiate, avvantaggiate. Cosmi è uno di questi che ha delle formazioni più di tutti, cioè lui vede i giocatori tutti i giorni, li allena tutti i giorni, sa come reagiscono, se hanno giocato bene o hanno giocato male, sa come magari hanno dei problemi dentro casa, ci parla con loro. È chiaro che andare contro le scelte di un allenatore dopo la partita è facile, però chi meglio di lui, diciamo, può fare queste scelte? Penso nessuno. Senti, invece, tu ci devi spiegare proprio quella che è stata la situazione tattica individuata, diciamo, nell'angolo della bilancia, quelli che sono stati soprattutto inserimenti di Nicolus e Caviglia, che sì, abbiamo visto fare per la prima volta anche con una certa costanza. Se ci puoi rispiegare queste situazioni, sì, qua, dove il Perugia ha lavorato, l'ha detto lo stesso Nicolussi a fine gara a microfoni da Sordi. Sì, allora, guarda, il modo del Perugia è un 3-5-2, no? Un 3-5-2, sì, che prevede due punte più o meno mobili e due mezzali. Le mezzali nel 3-5-2 devono essere mezzali di inserimento. Perché? Perché non hai i giocatori esterni, spesso fanno più la fase difensiva che la fase offensiva. Quindi se l'inserimento delle mezzali è imprescindibile. Quindi abbiamo Nicolussi, Caviglia a sinistra e Falzerano a destra. Però, pur interpretando, cioè pur avendo lo stesso ruolo, l'interpretazione del ruolo è diametralmente opposta tra Nicolussi, Caviglia e Falzerano. Perché? Perché Falzerano è molto più abile a fare una corsa diagonale verso l'esterno e a giocare più con Mazzocchi. Nicolussi, Caviglia invece è molto più bravo ad andare dentro, infatti si è inserito spesso. Anche l'azione di Buonaiuto, dove lui è stato detto che ha mangiato un gol, in realtà lui la scelta ha fatto quella giusta, perché palla orizzontale, lui interno piede l'ha incrociata. L'idea era assolutamente giusta, ha leggermente sbagliato l'esecuzione, ma mentalmente non aveva sbagliato. Quindi Nicolussi Caviglia, un giocatore di 20 anni, è un giocatore di assolutamente... Ne sentiremo parlare, ma non tanto per l'inserimento che ha fatto, perché ha un'abilità che a 20 anni difficilmente trovi in un giocatore, che è quella di, l'ho scritta nell'articolo, di venire incontro e di mettere sistematicamente il corpo tra palla e avversario. Lui, così facendo, ha preso un sacco di punizioni, facendo respirare continuamente la squadra. Come fanno i giocatori di esperienza. Bravissimo. Ha una personalità e una maturità che non è di un ragazzo di 20 anni, anche se tecnicamente, secondo me, deve migliorare tanto. Sì, tecnicamente. I piedi... Ha calciato una punizione che ha lasciato un po' di... Sui piedi rimangono un cruccio. Sui piedi ci deve lavorare. Vabbè, lui è uno dei pochi che negli ultimi anni è riuscito a segnare da calcio piazzato. Sì. Dopo qualche anno di digiuno lui sì, sì, diciamo che l'ha fatto. Senti, velocemente, sempre parlando di singoli, chi altro ti ha convinto, chi altro ti ha convinto un po' meno? Beh, allora forse ci siamo resi conto che questa è una squadra che il cui problema, soprattutto nella fase difensiva, è Angella, anzi, il problema è l'assenza di Angella. È stata l'assenza di questa squadra, la difesa di questa squadra è Angella dipendente. Io penso che arrivati a questo punto lo abbiamo capito. Perfetto. Nicolò, fa... l'avvocato. Poi, chiaramente... non mi è piaciuta la partita che ha fatto Falcinelli, ma io continuo a dire che con questo modulo Falcinelli sarà difficile che farà partite memorabili. Non è fatto per questo tipo di gioco Falcinelli. Falcinelli è fatto per il tipo di gioco che faceva Camplone 4 anni sempre fa, 5 anni fa. Un po' diverso certo, questo punto, certo, per caratteristiche. Volevo dire qualcosa su Iemmello, magari lo diciamo dopo. Va bene, lo diciamo dopo, okay. Ci sarà anche spazio per la prossima gara, quella di Crotone, per introdurla. Noi intanto ci vediamo un po' di pubblicità. Assist informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie. L'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia. Assist Informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione.
Eccoci tornati, seconda parte di Sport Perugia TV, ci dovevi dire un concetto su Iemmello. Sì, Iemmello possiamo dire che è entrato in partita benissimo, ha fatto veramente bene, volevo sottolineare quello che ha fatto sul gol, non so se l'avete notato, lui c'è stato un rimpallo, su quella palla lì lui poteva tranquillamente giocarla prima, qualche frazione di secondo prima, in realtà lui ha avuto la personalità di aspettare quasi che la palla uscisse sul fondo. Mi ha fatto fare rimbalzo in più, infatti. Ha aspettato quella frazione di secondo perché un giocatore normale, privo di personalità, poteva tranquillamente mettere la palla a rasoterra forte, faceva il suo e finiva lì. Invece lui che cosa ha fatto? Ha aspettato, rischiando che la palla terminasse sul fondo, c'è stato l'inserimento di Conlu Sigaveglia e ha messo una palla d'oro. Questo ti fa capire la personalità che ha un giocatore. E questi sono tutti i giocatori classici che vorrebbe allenare qualsiasi allenatore. Ma, beh, posso dire una cosa su Iemmello? Sì. Adesso magari qualcuno potrà pensare, se ti spertichi in voli pindarici. A me tante volte mi ricorda Vucinic, per come gioca. Vucinic? Sì. Mi ricorda Vucinic. Quali caratteristiche? Ma questi movimenti che sembra che sono... diciamo dinoccolati. Vucinic lo prendevano in giro, che diceva che sembrava certe volte che giocava con l'infradito, e adesso non vorrei dire il povero Iemmello, però questi che è svogliato e poi fa delle cose straordinarie, cioè riesce a fare delle cose oggettivamente difficili facendole sembrare così, cosette. Sì, io mi ricordo Vucinic magari sbagliava un gol a tu per tu col portiere, sì, e poi faceva si inventava così da niente una magia che nessuno si aspettava. Ma anche se tu lo vedi certe volte come si muove in aria, a me su certe cose me lo ricorda, quindi... Perfetto. Io andrei invece ad analizzare intanto un breve commento anche su quello che è stato l'Ascoli, il giovane Abascal, lo spagnolo, è stato esonerato chiaramente, penso che non ha colpe, insomma ci sono altre colpe per quanto riguarda l'Ascoli, credo io, e poi andremo anche più per Crotone. Intanto sull'Ascoli. Sull'Ascoli, guarda, ti dico poche cose, io l'ho visto abbastanza disorganizzato e confuso, senza grosse idee, né in attacco né in difesa né a centrocampo, quindi... Mi ha fatto una impressione molto negativa, ma questo non deve essere, diciamo, non deve sminuire quelli che sono i meriti del Perugia, che secondo me ha fatto una buona partita, è rientrato, come diceva giustamente l'avvocato, dopo un lungo periodo di assenza, e secondo me Serse ha fatto un eccellente lavoro dal punto di vista psicologico, mentale, perché, sì. Perché poi sì. è lì che si fa la differenza dopo un sì. lungo periodo di assenza. Sentivo, per quanto riguarda la preparazione atletica, io sentivo il preparatore Pincolini, non so se ex Milan, dire che la preparazione atletica era molto importante, e partire troppo forte poteva provocare grossi rischi di infortuni. Credo che anche da questo punto di vista il Perugia non abbia sbagliato nulla. Equilibrato quindi a partenza del Perugia. Sì. Ma diciamo che forse allora a questo punto questi 3 mesi di fermo, se da una parte, in ogni caso, l'hanno subito tutti, nella situazione di Cosmi a Perugia forse sono stati anche in vantaggio, perché Cosmi è entrato in corsa. E con questi 3 mesi di stop, di fatto, da quando hanno ricominciato a allenarsi, è come, se avessero, fatto, come se avessero fatto il ritiro, come se fossero andati in ritiro estivo, e quindi lui ha potuto probabilmente anche sotto il profilo psicologico, su cui lui è veramente molto bravo, probabilmente ha potuto lavorare avendo il tempo che non aveva avuto a gennaio, a dicembre, gennaio. Nicolò, completo quello che dice giustamente l'avvocato, mi pare che Cosmi abbia detto ci siamo conosciuti meglio, mi pare di aver letto da qualche parte. Ci siamo conosciuti meglio. Allora, il conoscere meglio vuol dire, che cosa vuol dire? Entrare nella mente dei giocatori, torniamo sempre su quel concetto della psicologia che nel calcio riveste un'importanza assoluta. Poi anche insomma, hanno detto Coretti, ha detto Santo Padre, i giocatori si sono comportati bene durante la quarantena, quello che potevano fare l'hanno fatto, la dieta, sono stati attenti, si vedono un po' anche i risultati, anche perché io leggevo le dichiarazioni del tecnico del Lecce, Liverani, che diceva dopo la sconfitta col Milan proprio di essere preoccupato perché alcuni giocatori suoi sono stati sul divano per 2 mesi, quindi c'è da fare. Io non so, però secondo me questa forse di tutti gli anni della Serie B, forse è la seconda rosa più forte. La prima era 2 anni fa.
quella di due anni fa, l'hanno aggiunti, e tanto bene, secondo me le due rosse più forti sono quelle che fino a oggi hanno fatto peggio, fino ad oggi, perché ancora mancano 9 partite. Chiaro. Mancano 27 punti. Intanto comunque sì, abbiamo allontanato lo spettro, no? Quello della zona calda. E sì, secondo me Cosmi non è uno che guarda solo sopra o solo sotto. Cosmi guarda sotto e sopra. Ho capito, ah, perfettamente. Adesso invece addentriamoci su quello che sarà il prossimo match. Venerdì sera al Curi arriva forse tosto, un avversario un pochino più tosto, rispetto a quello che è Ascoli. Parliamo infatti del Crotone. C'è una buona notizia per Perugia, la squalifica in un perno del centrocampo dei calabresi che è Andrea Barberis. Sì. Senti, se ci puoi fare, so che conosci benissimo la Serie B, anche le altre squadre, la guardi molto, quindi anche una breve presentazione. Diciamo che l'ho un po' persi di vista con questa quarantena, sì, però, sì, però il Crotone... Sono sempre quelli di febbraio. ricordo il Crotone all'andata ci ha messo veramente in grossa difficoltà. Abbiamo vinto, diciamo... Anche Cosmi commentò appena arrivò la vittoria del Perugia Crotone, dice abbiamo vinto, voleva dire che non è che avevamo espresso, cioè, sì, no, però Cosmi commentò la vittoria del Perugia Crotone, sì, appena arrivato disse sì, il Perugia ha vinto, si è fermato lì, voleva dire che non è che avevamo espresso un grosso gioco, anzi il Crotone per larghi tratti della partita ci aveva messo in grossissima difficoltà. Beh, ricordo almeno 4 parate di Vicario e la salva risultato. Assolutamente, sì, poi fece un gol Melchiorri da distanza siderale dalla porta. Il Crotone ha una squadra molto forte, specialmente in attacco, il centravanti è veramente forte, il colore, Simi, sì. Molto bravo a difendere la palla, molto bravo nel gioco aereo, ha Benali che è un signor centrocampista, e quindi è una squadra ben allenata da Stroppa, che propone un gioco molto offensivo. Un gol Benali fotonico. Quindi è una squadra da prendere assolutamente con le molle, è una partita difficile per il Perugia. Invece per quanto riguarda il Perugia, ti aspetti delle conferme sulle scelte di Cosmi, qualche cambio proprio in virtù di quello che abbiamo detto delle rotazioni? Lui farà la miglior formazione, per come lo conosciamo, lui farà la miglior formazione che gli viene fuori da sti giorni di allenamento. Bilanciamoci, dai, è meglio sì, è meglio no, gli resti, queste cose qua, proviamo. Ma guarda, allora, comunque è sempre compi la naschedina del Superenalotto, perché alla luce di quello che è stato l'altra partita, direi certo, Iemmello deve partire titolare, e che non fa partire titolare Iemmello, però uno che fa attenzione molto alla testa dei giocatori, secondo me potrebbe, se ha visto in settimana qualcosa su Falcinelli, potrebbe continuare a dare fiducia a Falcinelli, perché poi in queste situazioni così perdere il giocatore un attimo, e continua a dire con 9 partite in 25 giorni non ti puoi permettere di perdere, tra virgolette, anche a livello motivazionale e psicologico nessuno. Certo, abbiamo avuto la fortuna, sono d'accordo con lui, senza nulla togliere ai meriti del Perugia, di ripartire con l'Ascoli, che è effettivamente ben poca cosa. In teoria, avendo già avuto già la partita a recupero con la Cremonese, poteva avere anche già più ritmo, cioè le insidie sì, sono sempre. Sì, le insidie in Serie B ci sono sempre. Lo sappiamo benissimo. Partite facili in Serie B non esistono. Adesso, secondo me, incontriamo quella che io ritengo sia la più forte squadra della Serie B, anche perché il Benevento non lo conosco. Ah, ecco. No, ma Benevento... No, volevo intervenire perché... Non è una squadra di Serie B. Benevento è una squadra di Serie A. Benevento è una squadra di Serie A, sta facendo un campionato a sé stante, ha ricominciato come aveva finito, quindi boom, boom, boom. Quindi della Serie B, cioè dei comuni mortali, il Crotone secondo me è la squadra più forte. Il Benevento è una squadra di Serie A, ma l'allenatore ha i suoi meriti, perché vincere, perché non è facile tenere motivati sempre i giocatori quando hai tutti questi punti di vantaggio. Ecco, c'è due squadre, tanti galli nel pollaio, quindi Inzaghi, che aveva fatto male a Bologna,
si sta, diciamo, ha recuperato punti. Per quanto riguarda la formazione, ipotizzo la mia, sì, mi perdonerà il mister, secondo me giocano Iemmelo e Falcinelli. Il resto tutte conferme. Se il resto tutte conferme, sì, non vedo modifiche sulla formazione. Perfetto. Invece, chiudendo anche uno sguardo su quella che è stata la giornata di Serie B, entrambi, non so se c'è qualcosa che vi ha colpito, squadre che, non so, per la difficoltà. Il gol di Benali. Lo sai che Benali, tra l'altro, dovrebbe aver raggiunto l'accordo col Parma, si trasferirà probabilmente a fine stagione addirittura a costo zero. Ma è un giocatore da Serie A. Sì, probabilmente a sostituire Kulusevski. Capisco perché Goretti ha fatto di tutto per portarla a Perugia. Giocatori come Benali ci vogliono i soldi. Perché... Chiarissimo. Ultima insomma domanda anche te su questa giornata di Serie B. Non ci sono state secondo me grosse sorprese? Pochissime. Una giornata di Serie B normale, senza grosse sorprese, ma aspetto qualcosa dalla prossima. E secondo me riuscire a vincere col Crotone ci farebbe fare anche in 1-1, ci farebbe fare secondo me un grosso salto in avanti. Perfetto. Sicuramente il direttore Andrea Sonaglia, che guarderà questa diretta, sarà contento di quella che è stata la tua prestazione per la prima volta qui a Sport. Grazie. Io sono convinto che ti richiamerà, come Cosmi richiamerà tutti i suoi giocatori a giro, anche noi, hai visto, abbiamo tanti ospiti e sono sicuro che richiamerà anche te, quindi grazie che sei venuto qua. Grazie a voi. Continua a scrivere perché le tue analisi tattiche ci piacciono, non ci abbiamo grandi esperti della tattica in sé, non ce l'abbiamo, quindi se no appena... Sì, no, adesso volevo, per esempio, ne dico una e poi la vedremo più avanti, per esempio il ruolo del portiere in questi anni è cambiato tantissimo, sarà un altro oggetto di analisi a breve. Perfetto. Grazie anche a te. Grazie a voi, è sempre un piacere venire qui. Vale lo stesso discorso per te, la prossima volta non ti chiamiamo quella dopo, ci abbiamo anche noi, giochiamo. Io sono a disposizione. Ogni 3-4 giornate, quindi sono a disposizione, vengo sempre, mi chiamate con piacere. Visto, è tornato anche Giovanni Marcucci dopo un po' di tempo di assenza la scorsa settimana, quindi insomma ci abbiamo una squadra. Beh, a Marcucci avete fatto bene, avete fatto un'operazione anche a livello sociale a toglierlo dalla quarantena, perché dalla quarantena di Monte La Guardia Marcucci vedevo stavo vedendo sui social e avete fatto un'opera di bene a toglierlo dalla quarantena, perché stava andando fuori. Ciao Giovanni, ti salutiamo. Ciao Giovanni. Giovanni lo sa che lo prendo bonariamente in giro. Assolutamente, poi è uno che sta allo scherzo, quindi grazie ragazzi, noi torniamo. Grazie a voi. Settimana il Perugia avrà giocato con il Crotone, ci sarà la preparazione alla prossima partita, vedremo gli ospiti. Chiaramente ci potete seguire sul canale Facebook, su YouTube di Sport Perugia, poi canale 15 il giovedì sera alle 21:15. Continuate a seguirci. Ciao! Ciao! Auto Miglior Gas, dal 1961 professionalità e serietà nel settore della vendita al dettaglio di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP. Auto Miglior Gas è in via Pietro Tuzzi a Perugia, con servizio carburanti e lubrificanti per autotrazione tradizionali, AdBlue, GPL e metano gassoso CNG, autolavaggio con operatore e self. Auto Miglior Gas offre un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con personale addetto e postazione defibrillatore semiautomatico esterno con operatori abilitati. Bar, tabacchi, tavola calda 24 ore su 24. Vieni a provare i nuovi carburanti IP Optimo Benzina e Optimo Diesel, progettati per ridurre i consumi, l'impatto ambientale e aumentare le prestazioni dei motori. Se hai cura della tua auto, scegli Auto Miglior Gas.